Ciao a tutti, io sono M, benvenuti ancora una volta qui sul mio canale e oggi vorrei parlare di una cosa abbastanza seria e importante. Il caso Snowden ha divulgato le informazioni sul fatto che gli americani spiassero i loro amici. Snowden adesso è in Russia, nell'aeroporto, non è che possa girare liberamente, anzi Putin ha detto sì, guarda, puoi rimanere, ma basta che non rompi più le scatole, insomma, come per dire, mi sta anche bene perché hai tirato una bella frecciata agli americani, ma non rompere più perché sennò dopo non so più come trattenerli anch'io. Oggi c'è stata l'ultima, l'ho fatto fermare a Vienna forzatamente e hanno perquisito l'aereo presidenziale boliviano. Questo è un fatto gravissimo dal mio punto di vista del diritto internazionale e dei rapporti tra i paesi, ma quello che noto di più è che i rapporti tra i paesi sono veramente deteriorati adesso, non solo per colpa di quello che ha tirato fuori Snowden, che dal mio punto di vista è un'indignazione che devono avere, un'indignazione di facciate. Alla fine è uno spia e lascia spiare. Se sei tu il paese sovrano, chiunque hai davanti può essere tuo amico, ma prima o poi ti si potrebbe rivoltare contro. E da questo voglio citare appunto l'accordo dello Scorpione per abbattere Hitler nella seconda guerra mondiale, che fecero Stati Uniti e Russia, quando poi in realtà sotto sotto, già durante la caduta della Germania, si stavano già muovendo per creare questo asse che poi avrebbe in futuro diviso il mondo in due blocchi. Non mi volevo perdere in questo. Il caso Snowden invece sta, secondo me, è molto rilevante perché, come dicevo, sta danneggiando molti rapporti internazionali e questo, veramente, più di tante altre cose che sono accadute durante la guerra fredda, sta deteriorando molti rapporti, soprattutto dal punto di vista economico. Ricordiamo che adesso è in gioco l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Europa. Questo farebbe sì che non ci sarebbe più una dogana da rispettare tra le merci che viaggiano tra gli Stati Uniti e l'Europa. Sarebbe un enorme vantaggio entrambi i cittadini. E questo potrebbe, secondo me, mettere in difficoltà gli interessi di alcuni. Ed è per questo che si stanno sviluppando questi attriti internazionali. Non vorrei veramente che con queste azioni, queste perdite del diritto internazionale rischiano di farci piombare non in un'altra guerra fredda, ma quasi. E quindi dovremmo riflettere attentamente su quanto sta accadendo, perché questa volta invece tanti rapporti internazionali che sembravano solidi si stanno rompendo, soprattutto contro gli Stati Uniti. C'è da dire che gli Stati Uniti hanno l'esercito più potente del mondo e solo tutti gli altri messi assieme contro gli Stati Uniti potrebbero pensare di impensierirlo. Questo è tutto dal vostro M, ci risentiamo alla prossima, lasciatemi commenti e mi piace se volete aggiungere qualche cosa e alla prossima puntata. Ciao ciao!